primo tempo prima frazione di gioco poco convincente da parte dei bianconeri che, riescono a concludere i primi 45 minuti a reti inviolate, dopo aver sofferto e non poco le iniziative del Napoli che, si è resa pericoloso in diverse occasioni. La prima arriva dai piedi di Lorenzo Insigne che, colpisce il palo su calcio di punizione, ancora più nitida quella capitata sui piedi di Mertens, il quale a tu per tu con Buffon si fa ipnotizzare dal portiere azzurro che, fissa la fine del primo tempo sul risultato di 0-0. Secondo tempo, seconda fase di gara molto studiata e con poche occasioni da gol da entrambe le parti. Da registrare solo un miracoloso intervento di Buffon al 91 sul colpo di testa di Maksimovic. Gara che terminerà ai rigori con la vittoria degli azzurri, dopo gli errori fatali di Danilo e Dybala dagli 11 metri e il gol decisivo di Milik. Sarri, c'è delusione, ma in questo momento non possiamo fare di più. Ronaldo. Gli manca brillantezza, ma è comprensibile. Maurizio Sarri, ai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il KO della Juve con il Napoli, delusione per la squadra, la società, i tifosi, ma in questo momento non si può dare di più per la condizione che abbiamo. Ci siamo applicati bene alla gara, ma ci manca la brillantezza per essere pericolosi. Buona prestazione, ma la poca brillantezza ci dà tanta rabbia e delusione. Penso che in questo momento facciamo fatica soprattutto a livello individuale. Zero gol. Normale in questo periodo di fatica fisica. Ronaldo. Gli manca corsa e quel pizzico di forma in più, come a Dybala e Douglas. Ma lo ritengo abbastanza normale dopo il lungo stop. Ai giocatori ho detto poco, eravamo delusi e pensavo fosse meglio stare zitti. Ne parleremo domani. Ai microfoni di Rai Sport, dopo il KO in finale di Coppa Italia con il Napoli, è intervenuto Juan Cuadrado, ci mancava la convinzione quando siamo scesi in campo, ma il Napoli ha difeso in 11. Ci tenevamo a vincere questo trofeo, quindi proviamo tanta amarezza. Ma siamo una grande squadra e dobbiamo trovare quella convinzione che avevamo prima dello stop forzato. Ronaldo. Triste per il risultato, voleva vincere anche lui. Sarri. Il mister ci ha dato motivazione, ma era difficile creare buone occasioni. Avevamo contro una squadra messa bene in campo. Da tutto questo impareremo per andarcela a giocare alla grande in campionato e in Champions. Gol. Veniamo da un momento difficile,